Ciao Runner Rospi e benvenuti a questo nuovo fantastico Draw My Childhood, anche se in realtà non stiamo parlando proprio della mia infanzia, ma di una cosa successa appena 4 anni fa. Sono passati appunto 4 anni da quando mi sono lasciata alle spalle la maturità. Ricordo quel giorno come se fosse ieri, mentre, in sella al mio motorino, me ne tornavo a casa dopo l'esame orale con il cuore più leggero del mondo. Il mio ultimo anno di superiori e il mio esame? Una cosa che direi è piuttosto riconducibile alla morte. La morte profonda e nera e oscura! Anche se credo che molti avranno visto un anno davvero identico al mio. Concludendo il quarto anno di superiori, feci un esame di coscienza e mi dissi: ok, fino a questo punto ce l'ho fatta anche se ho passato più tempo con la testa tra le nuvole che in classe, ma l'anno prossimo basta cazzeggio, sarà meglio che mi impegni davvero se voglio uscirne. Ebbi un'estate intera per pensarci e il primo giorno di quinta superiore, come prima cosa, dimenticai subito questo proposito. Tanto in quinta superiore ci pensano i professori a ricordartelo almeno 4 volte al giorno, un po' come il coccodrillo per Capitan Uncino, ticchettando e scandendo il tempo che manca alla nostra fine. La verità è che possono ricordarcelo 1000 volte al giorno. Fino al giorno prima degli esami la maturità sembrerà soltanto un miraggio lontano che potrebbe anche non arrivare mai. Eppure arriva. Fidatevi. E sapete quando arriva? Più o meno quando si è a metà del programma. Eh sì, perché i professori sono così impegnati a ricordare a noi che il tempo passa che se lo dimenticano loro e fanno 25 interrogazioni e 10 argomenti nuovi solo l'ultimo mese. Il quinto anno di superiori è l'anno in cui ti affacci per la prima volta alla vita vera, capisci cosa ti piace e cosa farai in futuro. Io avevo iniziato a lavorare sporadicamente come grafica, gestivo il mio canale YouTube, quindi dormivo 4 ore a notte e recuperavo tutto il sonno perso in classe. Potrei spendere fiumi di parole su questo argomento, imparare a memoria tutta questa roba non mi servirà, tanto finito l'esame rimuoverò tutto. Queste cose ce le ripetiamo sempre tutti, come un mantra. E vi dirò, 4 anni dopo le reputo ancora assolutamente vere. Solo a un mese dall'inizio degli esami iniziai a realizzare. Oddio, manca un mese, io sono fregata, sono proprio in un gigantesco, profondissimo, putridissimo mare di me. Ce l'avete presente quando un animale si accorge di essere in pericolo, chiuso a un angolo senza via di fuga? Anche se lo credevi soltanto un insignificante chihuahua, lui si digievolve e ti spacca in due. Ecco, quella fui io. Decisi di giocarmi il tutto per tutto e fortunatamente avevo qualche asso nella manica su cui contare. Tanto per cominciare, le nostre tesine dovevano essere una perizia per la progettazione di un giardino, che tradotto vuol dire un intero progetto sviluppato in 3D, con tanto di video presentazione e la mia probabilità di fare bella figura era over 9000! In più avevo ideato un metodo di studio rivoluzionario in grado di farti recuperare un anno intero di programma in solo un mese, garantito al limone. Ragazzi, sono veramente euforico. Portando avanti il canale YouTube e a forza di fare tutorial, avevo capito una cosa. Il modo migliore per imparare qualcosa è spiegarlo agli altri nel modo più semplice possibile. Ricevevo sempre commenti sotto ai tutorial entusiasti e mi rendevo conto che anch'io imparavo molto meglio quello che spiegavo. Per cui, il mio metodo richiede la presenza di un compagno di classe intelligente ma che non si applica e anzi, no, proprio non si è mai applicato. La sola idea di applicarsi gli fa schifo, lo fa vomitare, lo repelle. Proprio come me! E nel mio caso c'era questo mio compagno che per privacy chiameremo Giustino. E l'altro requisito è che Giustino possieda Call of Duty o giochi simili. Dopodiché, proprio come per un tutorial, io leggevo decine e decine di pagine sugli argomenti più disparati in anticipo per poi spiegarle a lui nel modo più semplice e diretto possibile. Il premio per aver concluso un argomento comunque erano interminabili partite a Call of Duty che superavano in durata il tempo che passavamo a studiare. Ma hey! La motivazione comunque in questo modo era davvero alle stelle. Ora direte, hai scoperto l'acqua calda, leggere e ripetere, wow, genius. Sta di fatto che in un mese, spinti anche un po' dal terrore, imparammo molte più cose da Wikipedia che in tutto il resto dell'anno. Sapete, nella mia zona superare un ostacolo si dice sfangare. Sfangare come la macchina, quando è impantanata tu la sfanghi. Ecco, l'esame si sfanga così. Un bel 50% di studio matto e disperatissimo, 15% di copiare dai compagni con bigliettini nascosti magari nella calcolatrice o nel prontuario e un altro 35% sta nell'improvvisazione, nel sapervela cavare e nel mostrarvi sicuri. Fate finta di essere un avvocato nella sua arringa finale e comportatevi come se sapeste perfettamente di cosa state parlando, tanto insomma, cioè, lo sappiamo che non lo sapete. Vorrei dirvi che la maturità è una cavolata, ma oltre che essere davvero ipocrita, sono sicura che se chiedeste a un salmone com'è scalare una cascata, vi risponderebbe che oh, è una cavolata, non ci vuole niente, lo fai una volta, vai su, tac, fatto, cioè, zio, tac. Quando lo dicevano a me che era una cavolata, mi veniva voglia di
prendere tutti a pizze. Io ancora adesso ogni tanto me la sogno. E comunque, giusto per tranquillizzarvi, siete preoccupati per il vostro voto? Sorpresa! Non gliene frega niente a nessuno! Fosse un voto brutto, vabbè, ma fosse un voto bello, sappi che non puoi neanche usarlo per vantarti, perché tanto tra 3 anni saranno tutti laureati e il tuo diploma, tanto sudato, non varrà più una ceppa. Ricordo ancora che dopo l'esame la madre di Giustino mi regalò un ciondolo a forma di rana. Lo fece ringraziandomi di aver salvato, per così dire, suo figlio da un esito negativo che purtroppo i professori davano quasi per certo. Io credo che in realtà ci siamo salvati a vicenda. E non penso di sbagliarmi nel dire che quello sia un dono molto più importante e significativo di un semplice diploma. Perché sicuramente serve a ricordarmi la persona che voglio essere, piuttosto che il voto che qualcuno pensa che io mi meriti. E poi, se per seguire la propria strada dobbiamo salvarci dalla maturità, davvero c'è un problema. Quindi Runner Rospi, il video finisce qui, io vi ringrazio per averlo seguito fino a questo punto e vi ricordo di lasciare un commentino sotto a questo video raccontandomi la vostra esperienza con la maturità, se vi è sembrata semplice, difficile, se adesso non vedete l'ora di andare dagli altri a fare quelli che «Oh, la maturità è una cavolata, io l'ho superata molto facilmente, sono un genio, modestamente». E niente, fatemi sapere e sappiate che per questo video troverete un wallpaper esclusivo che sarà scaricabile proprio da tutti, andando direttamente sulla nostra pagina Patreon. Per i Patreon invece ci sarà altro materiale esclusivo e tante altre cose che potrete vedere semplicemente andandola a visitare. Per cui io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!